Ha detto che aveva della febbre, ma non è riuscita a contattare il suo medico curante. Quella che fu la sala operativa della prima zona rossa d'Italia nella prefettura di Lodi, da oggi è la centrale, prima in Italia, di assistenza medica immediata ai cittadini con sintomi che non riescono a contattare il proprio medico di base. Può dare quelle risposte iniziali tecniche e può far inserire il soggetto in quel contesto di assistenza. Chiamando il 116 o il 117 si viene poi ricontattati dai medici, 10 in tutto neolaureati, per le indicazioni necessarie e le informazioni trasferite al medico di base o alla centrale della SST. Io dicevo prima 80-90 telefonate al giorno, darci una scheda con già un filtro preselezionato dalla sintomatologia che ha il paziente. Questo è importante, penso che ci snellisca. L'obiettivo è alleggerire la pressione sui pronto soccorso dell'Lodigiano, che nel weekend hanno avuto un picco di accessi. Ha costretto l'azienda a chiedere al 118 un rallentamento temporaneo per quanto riguarda i nuovi accessi. Ieri sera abbiamo ricominciato a prendere pazienti, abbiamo dovuto riconvertire rapidamente altri letti per pazienti Covid.